Una grande vittoria contro la Gianni Erminio oggi, è il primo posto in classifica. No, bello perché comunque alla fine i ragazzi hanno meritato comunque questa vittoria. Non facile perché non ci dobbiamo far ingannare dal risultato. Perché la Gianni Erminio comunque è venuta qui con aggressività, ha proposto gioco, ci ha messo in difficoltà. Noi siamo stati bravi anche nel soffrire. E bravi magari a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, specialmente nel primo tempo, sbloccando la partita con Zerbini prima e poi dopo con Comi. Poi nel secondo tempo siamo cresciuti, sono contento del gruppo perché comunque alla fine chi è entrato in campo di nuovo mi ha dato dimostrazione che hanno voglia di dimostrare, quindi siamo contenti però. Non abbiamo fatto nulla, dobbiamo pensare al campionato, non alla classifica in questo momento, secondo Osservavo proprio nel momento dell'esultanza dei ragazzi all'ultimo gol, quello di Rodio, quando si sono abbracciati tutti, li guardavo con grande ammirazione, diciamo. È una gran soddisfazione anche aver creato questo gruppo. Quella è la cosa più bella, perché Rodio è un ragazzo che è del 2001, non ha mai fatto un minuto fino ad ora, oggi perché è un ragazzo che si impegna tremendamente, perché è uno che va sopra la fatica, è un lavoratore. Quindi oggi ho ritenuto opportuno di metterlo dentro, perché poi alla fine i ragazzi vanno gratificati. E io lì sono contento, poi è normale vedere che fa anche gol. Fa piacere, quindi sono contento, ma il gruppo, quando vedi che si abbracciano così, vuol dire che è un gruppo positivo. Ma questo l'ho sempre saputo, l'ho sempre percepito dall'inizio, quando il direttore Casella mi ha dato in mano questa squadra. E quindi dai, andiamo avanti, si lavora, sappiamo che abbiamo tanti giovani perché la nostra squadra è una delle squadre più giovani anche, quindi dobbiamo far migliorare tutti. Quindi ad oggi i risultati sono belli, ma dobbiamo continuare, cioè non ci dobbiamo sedere o stare in punta di piedi perché il pericolo è sempre dietro l'angolo. Ed è proprio il gruppo il valore in più di questa squadra, perché oggi nella formazione di partenza mancavano Rolando, mancavano Emanuele. Per qualcuno che vede da fuori questa formazione può rimanere quasi anche sconcertato, e invece i sostituti si sono fatti trovare pronti e all'altezza dell'impiego e non hanno fatto sentire per nulla la loro mancanza. Ma parlo di caratteristiche, le caratteristiche dei giocatori sono totalmente diverse l'uno dall'altro. Io penso che Graziano oggi abbia fatto una partita stratosferica, cioè di forza, di seconde palle, nel gioco, cioè, e quindi è normale che Emanuello è il giocatore, quello che uno nota di più perché spicca, no? Perché è giocatore di talento. O Rolando perché ha fatto 6 gol, ma ci sono anche gli altri. Rolando veniva da 9 partite consecutive, aveva bisogno pure di un attimo di rifiatare, e quindi ci sono gli altri che premono, perché Borello ha fatto anche bene lui fino a quando è stato in campo, appena è entrato della morte anche lui ha dato il suo contributo. Romairone è entrato e ha dato il suo contributo, Radi subito, vuol dire che loro ci tengono, hanno capito che questo gruppo ha senso di sacrificio. Oggi è stata una partita, secondo me, come ti ripeto, dove magari il risultato è molto ampio, ma c'è stato parecchio da soffrire, secondo me è una delle partite dove abbiamo corso di più. E quest'oggi anche un risultato più rotondo rispetto ai precedenti, si era sempre vinto con un gol di scarto, quest'oggi invece un 4-0 che, come dice lei, è frutto di un'ottima prestazione perché l'avversario era tutt'altro che facile da affrontare, ma che finalmente dà anche più gioia ai sostenitori che chiedevano con forza questi gol. Capita magari che ci sono partite dove concretizzi e partite magari che non riesci a concretizzare, ma io vedo sempre la prestazione dei ragazzi e su quello io poi dopo il risultato lo guardo sempre all'ultimo. Oggi sono contento perché
come ti ripeto, ho fatto pure quello rodio, quindi sono contento.